A circa 6 mesi dal collasso della torre, si è manifestato un nuovo mostro. Qualunque cosa fosse, ha iniziato a uccidere la fauna dell'isola. Immagina quanto è salito il livello di siamo fottuti. È stato il vecchio a decidere di cacciare di più. Meglio accumulare che perdere tutto, sai? Ricorda, torna prima del tramonto. L'isola diventa più pericolosa. Allora non abbiamo molto tempo. Quando hai ciò che ti serve, vieni alla salita che porta alla foresta. Controllerò la situazione dall'alto. Fa attenzione, Kroska. Sì, sì, anche tu. Un altro di questi bastardi! Non lasciare che ti vedano! E se invece succede? Corri! Non provare assolutamente a sfidarli! Ok. Dovrebbe bastare. Meglio tornare. Abbiamo trovato un documento insieme alle scorte. Era la lista degli isolani portati alle miniere per essere usati come cavie. Quando il vecchio l'ha vista, la sua faccia è sbiancata di colpo. Irina ha bisbigliato. Era uno dei nomi sulla lista. Ho scoperto più tardi che Irina era la sua figlia scomparsa. Trovata una traccia su sua figlia, il vecchio è cambiato. Non lo biasimo, i padri si preoccupano, punto. Dovevo capirlo anche con mio padre e lasciarlo respirare un po'. Era strano che conoscessi il nome di Irina, ma non quello del vecchio. Credo che avesse paura, sai, di perdere qualcos'altro. Quindi gli ho fatto un favore e non gli ho mai detto il mio. Kroska è carino. Ma dentro di me avrei voluto che me lo chiedesse. Non credevo che avremmo trovato sua figlia, ma era doloroso vedere quanto soffrisse a stare da solo. Proviamo a scoprire cosa è successo a Irina. Quei mostri ti aspettano in branchi. Meglio farli fuori. Come on.
Finalmente. Continuiamo finché possiamo. Non ce ne andiamo finché non scopriamo cos'è successo a Irina. Cerca di non strafare, Krushka.
Area sgombra, continuiamo. Come vuoi. Dovremmo esserci. Ma i mostri sono dappertutto. Avremo risposte nella capanna. Più avanti. L'edificio promette bene. Credi ci sia qualcosa? Forse. Ma dobbiamo prima liberarci dei mostri. Giusto. Controlliamo più tardi. Finito?
No. Presto ne verranno di più. Va bene. Rattoppiamoci le ferite. Dovremmo esserci. I mostri sono dappertutto. Avremo risposte nella capanna, più avanti. Dobbiamo. L'edificio promette bene. Credi ci sia qualcosa? Forse. Ma dobbiamo prima liberarci dei mostri. Giusto. Controlliamo più tardi. Thank you.
finito? No, presto ne verranno di più. Va bene, rattoppiamoci le ferite. Ehi, guarda qua. Credo l'abbia scritto Irina. Senza dire niente, ha letto le ultime parole della figlia. L'ho visto affrontare la realtà e ho pensato... Non voglio fare questo a mio padre. Non posso morire qui. Se vuole essere ultraprotettivo, che lo sia. Non voglio che pensi per il resto della vita che poteva proteggermi di più. E riguardo al vecchio, lui e io eravamo al bivio.